pomeriggio, ben trovati al telegiornale di TVL. Andiamo in apertura a ripercorrere le principali notizie di questa mattina. Condannato a 2 anni il professore di un liceo pistoiese che nell'aprile 2021 avrebbe commesso i reati di violenza sessuale nei confronti di una sua studentessa. La ragazza all'epoca era minorenne. Dal primo novembre ci saranno sostanziali tagli sui trasporti pubblici nella provincia di Pistoia. Si parla di circa 700.000 km di corse tagliate. Preoccupazione per trasporto scolastico e zone periferiche. La Estra Pistoia domenica affronta la trasferta di Brindisi con la voglia e la necessità di conquistare i primi 2 punti nel campionato di Serie A di basket. Pugliesi a 0 punti come i biancorossi e con un nuovo coach. In apertura dunque la cronaca. Il collegio giudicante del Tribunale di Pistoia, presieduto dal giudice Billè, ha condannato a 2 anni di reclusione, così come chiesto dal pubblico ministero Leonardo De Gaudio, il professore di un liceo pistoiese che il 22 aprile 2021 avrebbe commesso i reati di violenza sessuale pluriaggravata nei confronti di una sua studentessa, all'epoca dei fatti minorenne. Secondo i racconti della giovane, il professore l'avrebbe seguita nei corridoi e approcciata fino alle soglie del bagno, dove l'avrebbe palpeggiata all'altezza del seno per poi rimanere ad attenderla fino all'uscita dai servizi. La condanna è in primo grado e in caso di condanna definitiva il professore sarà interdetto in maniera perpetua dai pubblici uffici e sospeso dal lavoro per 2 anni. Per il risarcimento danni invece se ne parlerà in sede civile. Continuano i disagi, seppur non in maniera grave, sul territorio a causa del maltempo. Sulla montagna pistoiese alcuni alberi caduti hanno danneggiato la rete elettrica, in particolare a Cutigliano, Piteglio, Marliana, Pescia. I tecnici dell'Enel sono tuttora al lavoro per ripristinare le linee. A Pescia inoltre le squadre della Protezione Civile sono attive fin dalle prime ore di questa mattina per ripristinare la viabilità sulla via Mammianese in prossimità dell'abitazione di Macchino, interrotta nella notte a causa di una pianta che ostruiva il passaggio dei mezzi, compreso lo scuolabus. La situazione è stata ripristinata nel corso della mattinata. E a proposito di maltempo, le prime piogge di questi giorni fanno già sollevare alcune polemiche. Siamo nella piana pistoiese, nella zona tra Quarrata e Serravalle. I problemi che affliggono questo territorio è che quando ci piove una mezza giornata come abbiamo avuto l'altro giorno di continuo si allaga subito questa strada. Io ho un vivaio di piante qui vicino e mi si allaga, infatti l'altro giorno avevo 40 centimetri di acqua dentro il vivaio. I residenti di Via Santini in località Bottegaccia, al confine tra i comuni di Serravalle e Quarrata, si sentono abbandonati da ambedue le amministrazioni per la mancanza di pulizia delle fosse e soprattutto per l'assenza di un piano di miglioramento. E qui la palla se la rimbalzano dall'uno all'altro. I fossati non vengono puliti, c'è l'incuria, nessuno gli fa niente, nemmeno i proprietari, e purtroppo io ho una vasetteria, ho 5.000 metri a vasetteria che tutte le volte è sotto l'acqua. Quando ero piccolo, se la fossa non si ripuliva veniva il vigile, faceva entro 30 giorni se no la multa, e ora non usa più questa roba perché non so per quale motivo, per via del voto, non so per qual è la situazione di questo problema. Io è tanto che cerco di lottare per vedere di sistemare questa cosa. Avevo fatto venire anche l'assessore Gargini insieme al geometra, si è fatta una perlustrazione, siamo andati giù anche lungo queste fosse, si è notato che c'è molte fosse chiuse e al momento non hanno preso nessuna decisione e non fanno nessun intervento. E abbiamo notato infatti che ci sono dei canali molto piccoli in confronto alla fossa, quindi arriva l'acqua tutta insieme e non ce la fa ad andare via. Dopo la nomina di Valerio Mari come nuovo direttore generale dell'ASL Toscana Centro, sono arrivate anche le nomine della squadra che lo affiancherà. Il nuovo direttore amministrativo è Valeria Favata, già vice direttore amministrativo. Simona Dei invece sarà il nuovo direttore sanitario. Invece una conferma, quella di Rossella Boldrini come direttore dei servizi sociali, incarico questo che ricopre dal 2016.
Parliamo adesso di trasporto pubblico locale perché da novembre ci saranno alcune novità e non si prospettano positive perché si prospettano tagli. Sappiamo che i presidenti di provincia della regione si sono fatti carico a più riprese di sollecitare la regione nell'ultimo anno sicuramente, ma anche da prima, rispetto al fatto che, considerata la complessità... Come preannunciato, dal 1 di novembre saranno sostanziali i tagli sui trasporti pubblici nella provincia di Pistoia. Si parla di circa 700.000 chilometri, su 5 milioni di chilometri complessivi, che verranno meno, con la problematica di gravare sul trasporto scolastico e penalizzare le zone più periferiche. Dal 1 novembre entrerà in vigore il T2, quindi il secondo step di quella che era stata la gara del 2012 sul trasporto pubblico locale in tutta la Toscana. Anche per la provincia di Pistoia, come tutte le province toscane, sono previsti i tagli sui chilometri. Era previsto un taglio totale di circa 800.000 chilometri, cosa che invece con la progettazione che è stata rifatta dall'azienda, quindi da AT, ma anche dall'incaricato della provincia di Pistoia, dalla ditta Tages, siamo arrivati a recuperare circa 100.000 chilometri, quindi il taglio alla fine dovrebbe essere di circa 700.000 chilometri in tutta la provincia. Le linee sono state ridimensionate, le corse scolastiche, quindi che riguardano la scuola, sono state mantenute completamente nella loro totalità, cioè proprio quelle scolastiche pure. Il taglio invece è stato fatto sulle corse extra scolastiche. Sarà prevista la possibilità di fare il trasporto a chiamata, cioè verranno organizzati dei servizi dall'azienda, soprattutto nelle zone un po' più collinari. Sarà attivo un numero telefonico che le persone potranno chiamare e prenotare un servizio che poi ovviamente con dei mezzi più piccoli li andrà a prendere per poterli portare a fare questi servizi che sicuramente nelle zone collinari e quindi un pochino più isolate è un servizio molto utile. Avevamo avuto in provincia le richieste da parte dei comuni perché comunque noi avevamo interpellato tutti i comuni chiedendo di farci sapere in base a questo progetto se c'erano delle criticità e la provincia con gli uffici è riuscita a ricalibrare un po' questo disagio e cercare di fargliene sentire meno. Ovviamente il taglio c'è, è un taglio importante, lo dobbiamo digerire e gestire tutti. La cosa positiva è che comunque ci saranno questi 6 mesi di sperimentazione nella quale vedremo come aggiustare il tiro. Quindi noi confidiamo nella collaborazione da parte dell'azienda, quindi da parte di AT e da parte della regione, laddove non riusciremo con risorse proprie a coprire delle corse che riteniamo importanti. E dal trasporto pubblico alla viabilità stradale ci sono problemi a Buggiano, ce ne parla Massimo Pannocchi. La novità delle ultime ore è che il tratto di strada chiuso lungo la strada regionale 435 a Borgo Buggiano è stato ridotto. Il semaforo, che ieri sera era stato posizionato al bivio con via Buonarroti provenendo da Buggiano, è stato portato più avanti. In pratica il tratto a senso unico alternato è di poche decine di metri. Al lavoro questa mattina operai e tecnici della provincia di Pistoia. Via Buonarroti era stata chiusa ieri sera dal sindaco Daniele Bettarini per motivi di incolumità pubblica. La strada era divenuta pericolosa e non più riparabile con interventi occasionali. Inevitabili le ripercussioni sul traffico già dalla serata di ieri, disagi che sono proseguiti questa mattina con l'apertura delle scuole e degli uffici, tempi biblici per percorrere neanche 1 chilometro di strada in entrambe le direzioni, code di auto lunghe anche diverse centinaia di metri. Solo in tarda mattinata la situazione, con la riduzione del tratto chiuso, si è parzialmente tranquillizzata. Il semaforo rimarrà in essere fino all'esecuzione dei lavori di completa riasfaltatura di via Buonarroti, per i quali è in corso la gara di affidamento che si chiuderà martedì 31 ottobre. Via Buonarroti sarà poi riaperta e utilizzata nuovamente come bypass della strada regionale 435. Ormai la piccola via comunale, la via Buonarroti, è un percorso di guerra, buche come crateri e con la pioggia la situazione si è ulteriormente aggravata e ha portato quindi il sindaco di Buggiano a chiudere la strada. Martedì o mercoledì della prossima settimana, fa sapere Daniele Bettarini, saranno noti i tempi di intervento della provincia per il totale ripristino di via Buonarroti. Rimaniamo in Val di Nievole, ma ci spostiamo a Montecatini perché Confcommercio interviene sul progetto strategico per il rilancio del turismo nella città termale commissionato dal Comune. Per il presidente Gianluca Spampani l'ambizione è giusta, ma deve essere accompagnata da un percorso di reale condivisione con tutti gli attori. Ci aspettiamo dunque continua un coinvolgimento concreto e non formale, sarebbe una cesura rispetto al recente passato, anche perché le
linee guida di sviluppo indicate nella prima bozza progettuale collimano per larghi tratti, spiega Spampani, con quelle contenute nel piano strategico di competitività per le province di Prato e Pistoia, che come Confcommercio abbiamo presentato oltre un anno fa. Continuiamo a parlare di commercio, ma ci spostiamo a Pistoia. Secondo un sondaggio svolto da Confesercenti, la presenza di Dior a Pistoia riscuote un largo consenso tra i consumatori. 3 persone su 4, spiega l'associazione di categoria, la ritengono un fatto positivo. Purtroppo però, spiega Confesercenti, circa la metà dei tavolini è a rischio, in quanto il 31 dicembre di quest'anno scadrà la cosiddetta proroga Dior. È pertanto necessaria una norma strutturale per mantenerli, in quanto i tavolini esterni, spiega Confesercenti, assicurano un servizio ai cittadini che, viste le trasformazioni climatiche e dei modelli di consumo, è divenuto ormai un'esigenza stabile. È scomparso all'età di 77 anni Aldo Gori, per mezzo secolo figura di riferimento del commercio pistoiese, titolare di un bar in zona Arca e guida autorevole all'interno della FIPE Confcommercio. La sua scomparsa, scrive Confcommercio, ci addolora profondamente. La sua attività era iniziata nei primi anni 60 per proseguire ininterrotta fino alla prima decade del 2000. Aveva fondato anche una squadra di calcio del bar che ottenne titoli importanti anche ai campionati nazionali, ai CS. Dentro Confcommercio, Gori è stato per anni vicepresidente della FIPE. E adesso voltiamo decisamente pagina perché è arrivato il momento delle notizie riguardanti lo sport. Parliamo di basket. Estra Pistoia domenica ha una sfida molto importante a Brindisi. Che piano piano stanno trovando la loro dimensione. 4 sconfitte attendono il campionato della Estra Pistoia, è iniziato come prevedibile in salita. Qualità. Le prestazioni sono state anche soddisfacenti, ma per un motivo o per l'altro non sono ancora arrivati i palasport brindisino. Vero che siamo agli inizi, ma la quinta giornata inizia già ad essere uno spartiacque. Il servizio purtroppo ha qualche problema, ve lo proporremo ovviamente nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Questa però era l'ultima notizia, io quindi vi ringrazio di averci seguito e vi lascio alla programmazione di TVL. E TVL continua a parlare di sport anche dopo il nostro TG, perché alle 14.30 ci sarà il Giovedì Sport, alle 15.20 Toscana Sprint, trasmissione settimanale dedicata al mondo del ciclismo toscano, alle 17 circa Giallo Pistoia, trasmissione condotta da Maurizio Gori e Giuseppe Previti dell'Associazione Amici del Giallo di Pistoia, dedicata alla letteratura gialla e noir, alle 18 in diretta dalla Basilica Vaticana, preghiera per la pace guidata da Papa Francesco, e poi come tutti i giorni alle 19 torna l'appuntamento con l'informazione su TVL, cioè con il nostro TG. Vi ringrazio di nuovo di averci seguito e vi auguro una buona giornata.